Se voglio trovare la Iena, devo parlare con Mered, il conoscente di Apollo d'Oro. Lavora da qualche parte in questo mercato. Wow. Sciacalli e truffatori! Brava gente, disertori! Siete stanchi di questa desolazione? Benvenuto da Mered, viaggiatore. Dimmi, che ne pensi? Robaccia. Vattene. Ah, non ho finito. Sei cieco? Non ho altro da mostrarti. Ma hai molto da dirmi, riguardo alla Iena. Ah, curioso. A quanto pare, hai scelto la merce più costosa che posso offrire. Sembra proprio così. Pagamento anticipato. Hai il denaro per lo scambio? Tieni, ecco i tuoi soldi. Ora cosa puoi dirmi? La Iena non è il suo vero nome. Calma, calma. Era solo una pessima battuta. Che cosa vuoi? Il suo nome è Kaliset. Un favore. Dei clienti mi hanno preso il cavallo dopo una lite. Si sono accampati in una cava a sud di qui, con i miei uomini. Recupera il cavallo e ti dirò quello che vuoi sapere. No, non riesco a capire come sei diventato amico di Apollo d'Oro. Dovrai farlo. Se Apollo d'Oro vuole continuare ad avere i miei servigi. Forza, insieme! Muori, verme! Devo fuggire, copritemi! Sei spacciato! Merda! Il Neb è ferito! Merda!
meglio stare bene attenti qua. Meglio controllare. Ehi! Ehi, cos'è? È il nostro! Dovevi sfruttare... Devi morire! Te la faccio pagare cara! Bersaglio sotto tiro! Soffrirai! Sei lì! Te ne pentirai! Se ti prenderà! Ferma! Ah! Non ti salverai certo così, bastardo! Cosa? Fermami! Vai in pista! Muori! Sefneb, ne te... Aditi!
Saevan Chumheyu! Fatti ammazzare! Ehi! Resta lì. Ti avvisa per uccidere. Te ne fai in tira, fidati. Essere il cavallo di Mered. Non mi ha detto che i suoi clienti erano dei banditi. Ehi! Devi morire!
Sei tornato! Ma guarda un po'! Non mi avevi detto che ce l'avevano dei banditi? Mi sarò scordato! Ottimo! Meglio del mio! Pensavo che questo fosse il tuo! Sì, certo che è il mio! Mi hai fatto un grande favore! Allora rispetta i patti! Manterrò la parola! Ma prima ci sarebbe un'altra cosa! No! Sono stufo di te. E va bene. La iena vive in una caverna sopra quelle colline. Giorno e notte si aggira nel deserto a raccogliere silice, le preziose lacrime degli dèi. Di ciò che è accaduto a chi ha osato interferire è molto meglio non parlare. Se scopro che è un altro dei tuoi trucchetti, non te la caverai tanto facilmente. Giuro su chi vuoi. Non ho motivo di ingannarti. Cerca di non morire! What? Dire, zio! Ti stacco la... Bastardo, ti faccio fuori. Devo proseguire! Copritemi! Merda!
Questo è l'antro della Iena. Ma non c'è traccia di Kaliseth. Mered diceva la verità. Devo scoprire dove è andata. Io non voglio morire! No! Non deve prendermi! Aiuto! Aiutami! Ti prego! Io non voglio morire! YHSTAP! Pietà! Grazie, Mejai. La Iena, dov'è? Non lo so. Io sono l'ultimo rimasto. Gli altri li ha portati via ore fa. Portati dove? A morire. Lo so. Le sue mani. Oh, dei! Le sue mani sono piene di sangue! Ora vai, amico. Sei libero. Penserò io a Kaliseth. Dove tieni i prigionieri Kaliseth? E perché? Perché ha messo in gabbia uno dei suoi animali? La tomba di Cheope. Descritta in ogni dettaglio. Non ho ancora finito. È lì che la troverò. Devo andare alle piramidi. Muoversi, copritemi! Non posso! Vieni qui che ti ammazzo! Wow!
No! Calisette deve essere qui. E come osi entrare qui dove lei è avvolta nel silenzio? Sono un Magi che ha superato molte dune per trovarti. Nasconditi pure, Iena. Questa tomba non ti proteggerà. Non fare un altro passo. Vattene via e perdonerò la tua intrusione. Siwa, non me lo permette. Thank you.
scritte antiche dell'antico regno. Povero stolto, io sono Iside. Detengo la magia. Questo luogo è sacro agli dèi. Che cosa starà tramando? Vattene! Osiride non va disturbato!
questa porta, che cosa nasconde? Blasfemo! L'insonne addormentato. Non avanzare o queste aride terre berranno il tuo sangue. Che posto è? Una tomba sotto una tomba. È qui che ti nascondi, Iena! Quali orribili cose sono successe qui? Un luogo oscuro con una finestra per gli dèi. Che razza di rituale sta officiando? È ancora caldo. E questo pugnale cerimoniale è stato un sacrificio. Offerte a Osiride, protettore dei morti. Kaliseth ha disegnato questi simboli. Stava cercando di capirne il significato. Il sarcofago è decorato con le dee della maternità. Ci sono strani simboli su tutta la superficie. Credo di aver capito cosa voleva fare Kaliseth. Kaliseth ha allestito un rituale. Ha iniziato invocando Osiride con queste offerte. Ha utilizzato un pugnale per sacrificare i prigionieri. Poi ha raccolto il loro sangue per qualche motivo. Voleva capire il significato di questi misteriosi simboli. Deve averli trovati in questa stanza. Quando ha capito il significato, li ha incisi qua. E ha concluso il rituale con un'ultima preghiera sul sarcofago. Kaliseth vuole riportare in vita qualcuno. Ma chi è stato sepolto qua giù? Nuova trasmissione. Segmento 3. Acquisizione simultaneità. Sono passati 95 giorni dalla grande catastrofe. La parola al messaggero. Ti starai chiedendo perché ti ho cercato. Era scritto, sai, il tuo arrivo. Proprio in questa stanza, proprio in questo momento. I muri ci hanno detto del tuo arrivo quando ancora eravamo. Guardali, non sono affascinanti. Alonso Limur, Fior Limur. Questi muri raccontano una storia tragica. Una storia trascritta nei nostri edifici, nei nostri manufatti. Non la possiamo cambiare. Un mistero che ci sfida alla luce del sole. Tentativi di studiosi e scienziati, poeti e fisici, menti brillanti, cuori ribelli. Hanno tentato tutti di portare il cambiamento. Abbiamo fallito. Nessuno è riuscito a cambiare le nostre scoperte scritte tra queste mura. Da chi? Non lo sapremo mai. Sappiamo che parlano del futuro che è, del futuro che è stato e del futuro che sarà. Erosil. Abbiamo fallito nel modificare una riga, nell'aggiungere un unico punto. Era chiaro. Dovevamo essere solo messaggeri. Ma messaggeri per chi? Per te
Abbiamo rinunciato all'abilità di leggere le storie dal tuo modello originario. Una porta che è anche un enigma. Dobbiamo trovare la soluzione. Così disse Bruto quando visitò la cripta sotto il Colosseo più di 2000 anni fa. Disegnò la cripta mettendoci tutto l'impegno possibile, ma non poteva vedere. Proprio come te. Sai leggere l'orologio, sai leggere clessidre e calendari, ma non sei in grado di andare oltre la semplice superficie. Per adesso, la vera lettura del tempo ancora ti sfugge. Oggi, dunque, si apre il sipario e la Kairos si mostra tragica e completa. Potresti non riuscire mai a leggerli, muri. Gli eventi si susseguono come furono scritti, ma qualcosa, una qualsiasi, deve cambiare. Non hai idea della posta in gioco. Il lettore non ha potere. Non è che è un osservatore, ma l'autore. L'autore inventa il futuro. L'autore è il padrone del futuro. Un futuro in cui le cose vengono evitate. In cui, scrivendo una nuova pagina, una persona amata può tornare in vita. Un futuro in cui l'umanità è migliore. Un futuro in cui forse possiamo esistere tutti insieme. Hai perso tua figlia? Oh no! Sta solo riposando! Ha interferito con il suo risveglio! Eppure ti sei unita all'ordine! Hai saccheggiato la tomba! Kaliseth! Non pronunciare il mio nome! Il mio nome non è degno delle tue labbra! Tu l'hai disonorata! Sono una buona madre! Pia! Non sei degno di affrontarmi! Dai, affrontami, codardo! Sei diverso da tutti quelli che sono venuti prima di te. Forza! Affrontami allora.
Il tuo sangue mi aiuterà a riportare in vita mia figlia. Ti seppellirò nella sabbia, folle! Ma spegniti, spegniti! Il vento e con lui la sabbia. Ora ti faccio vedere cosa accade a chi profana la tomba di mia figlia. Il tuo proposito è pura follia, Kaliseth! Nessuna magia potrà ridarci i nostri figli! Montagne di sabbia. Proteggimi da questa carogna! Sono qui per te, Iena! Non serve coinvolgere gli dèi! Hai violato il luogo del riposo di Eshin, Drone! Gli dèi sono già stati coinvolti! Non puoi battermi, Mejai! Vieni e affrontami! Camminerò fra i morti ora. Com'è giusto? Hai insozzato i morti e hai permesso che uccidessero mio figlio. Tutto per il tuo egoismo. Ho raccolto la silice per loro, per attivare la pietra magica di coloro che vennero prima. Lo hai visto? Non è vero? Bisognava solo imparare i simboli. Ma non sono per noi. Non fa differenza ormai. Io volevo proteggere mia figlia nella vita e nella morte, ma non ce l'ho fatta. Osiride! Permettici di riunirci! Lei cammina nei campi dei giunchi! Dovrò restare nella Duat da sola! Rivoglio solo mia figlia! Pietà!
possa tu ritrovare tua figlia nel regno dei morti, Caliset. Il signore della Duatta ti guidi.